Dopo i nuovi macchinari per la sanificazione a raggi ultravioletti e ozono, la Sanita Service, società in-house della ASL di Brindisi, avrà in dotazione a breve apparecchi di ultima generazione con nebulizzazione di perossido di idrogeno e ioni d'argento. La Sanita Service, come è noto, si occupa di una serie di servizi a supporto che sono essenziali per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, come la sanificazione, la pulizia, la manutenzione, il CUP e il data entry, oltre che la riabilitazione psichiatrica. In questo periodo di emergenza Covid, particolare attenzione la società ha posto alla sanificazione di strumenti, mezzi e locali, come dichiarato dall'amministratore unico Flavio Roseto. Gli ambienti trattati vengono prima di tutto puliti e sanificati in maniera tradizionale, poi vi è una vaporizzazione della sostanza in perossido di idrogeno o delle soluzioni invece a base di cloro, dopodiché vi è un passaggio con la tecnologia degli ultravioletti abbinati all'ozono. Tutto ciò abbatte la carica batterica e virale in maniera significativa e i risultati si sono anche visti in quanto gli ambienti hanno avuto una decontaminazione elevata abbiamo potuto così contrastare la diffusione del virus. E nei programmi della società migliorare questo servizio avvalendoci di nuove tecnologie basate sulla micronebulizzazione di sostanze a base di perossido di idrogeno, magari arricchito anche da ioni d'argento.